Uno dei temi caldi di questo Transpotec è l'ecosostenibilità. Come si sta muovendo Volvo in questa direzione? Volvo sta rispettando la nuova legislazione europea in termini di emissioni CO2. Infatti 2 giorni fa la Commissione europea ha erogato i limiti che dovranno essere rispettati a vari step. Il primo step sarà il 2025, dove viene richiesto alla comunità europea di scendere di un 15% di emissioni CO2 nel mondo dell'autotrasporto. Cosa sta facendo Volvo? Volvo si posiziona con 3 prodotti. L'attuale gamma di FH e tutti i suoi prodotti con lo step D, dove iniziamo già a ridurre sostanzialmente le emissioni CO2 di alcuni punti percentuali. Un nostro veicolo di punta, uscito ormai quasi 2 anni fa, che è il veicolo LNG, che si pone con un 20% in meno di emissioni CO2, e il veicolo che ormai non è più futuro, ma è realtà, perché in Svezia ben 2 giorni fa sono stati consegnati i primi 2 veicoli, veicolo elettrico, che ovviamente in termini di emissioni CO2 le azzeriamo. Quindi come azienda diciamo ne siamo molto fieri, perché da sempre la sostenibilità è uno dei valori cardini per Volvo, e anche da questo punto di vista possiamo dire che tra LNG e elettrico stiamo veramente facendo passi molto importanti per gli obiettivi di riduzione emissioni che ci siamo dati. Assolutamente. Per Volvo la sicurezza è sempre stato uno dei valori cardine, diciamo. Ecco, so che ci sono delle iniziative che sono state pensate per tutti, per grandi e per i più piccini, non è vero? Corretto. Come Volvo sicuramente la sicurezza da sempre è valore cardine. Cito giusto i 60 anni della cintura di sicurezza che è stata inventata da Volvo e che abbiamo poi deciso di donare proprio per l'utilizzo a tutti. Cosa facciamo in Italia? In Italia abbiamo un progetto per i più piccoli. Quindi per coloro che approcciano la strada e che ancora non conoscono tutte le tematiche di rispetto della strada e di sicurezza. È un progetto che si chiama Stop Look and Wave, è un concorso aperto a tutte le scuole elementari, medie e superiori, quindi andiamo a prendere tutta la fascia d'età, dai più piccoli ai ragazzi che inizieranno a prendere la patente, e sostanzialmente li rendiamo consapevoli di cosa vuol dire essere in strada, con tematiche differenti a seconda di se è un bambino piccolo e quindi attraversi la strada, non guardare il telefonino ma guarda quello che ti succede attorno, ai ragazzi più grandi dove chiediamo come secondo loro potrebbe essere gestita in una maniera più sicura la cartellonistica stradale, piuttosto che cosa li spaventa del prendere la patente o dell'attraversare. È un concorso aperto a tutte le scuole d'Italia che ovviamente sta molto ben funzionando, si chiuderà il 7 di maggio, quindi c'è tempo per tutti i bambini e tutte le scuole ancora per partecipare, ci saranno anche dei premi in palio economici, quindi un buon incentivo anche per le scuole per far partecipare i loro ragazzi. Una bellissima iniziativa, complimenti e buon lavoro. Mille, grazie.